Bisogna parlare di questa violenza perché è un fatto culturale che riguarda proprio l'educazione, i primi rapporti con la scuola, con le tradizioni. Quindi parlarne e occasioni come questa sono ottime e penso che ce ne vorrebbero di più. Beh, il messaggio è che non si può possedere nessuno, che bisogna rispettare l'altro. E questo però è difficile, sì, insomma, è un'idea che tutti pensano di avere in mente, però quando si tratta di applicarla viene difficile, perché l'idea che amando si deve possedere una persona è un'idea arcaica, ma che non va bene. E da lì vengono tutti gli strazi, le violenze, i dolori a cui noi assistiamo tutti i giorni. Un certo grado di violenza c'è sempre stato, però adesso è cambiato perché è diventata una violenza familiare, di coppia, una coppia che si unisce per amore e poi dopo quando lei dimostra una certa volontà di autonomia, lui entra in crisi, naturalmente quando lui è un debole, di solito sono i deboli che fanno violenza, quando lui si identifica con il possesso, col concetto del possesso. Vedere messo in discussione il possesso per certi uomini, come ho detto, per certi uomini che hanno questa idea della proprietà, diventa una crisi, produce una crisi tale che può portarli a diventare degli assassini. Alla prima violenza bisognerebbe subito mettere un alto e dire no, questo non lo tollero. Me ne vado oppure ti denuncio. Non è facile perché quando c'è un rapporto affettivo, una famiglia, non è facile denunciare il proprio uomo quando diventa violento, naturalmente. E infatti ci sono casi di donne che sono andate avanti per decine di anni e poi a un certo punto esplodono, o vengono ammazzate oppure esplodono e se ne vanno.